Arrivata la seconda sconfitta, un'Italia diciamo incostante che non è riuscita a imporre il suo gioco con Cuba, si è messa a fare una prova di forza e alla fine hanno vinto loro. Sì, purtroppo sul braccio di ferro di questa sera hanno avuto la meglio loro. Chiaro che per noi questa è la sconfitta che brucia, ma non abbiamo il tempo di piangerci troppo addosso, perché già da domani abbiamo l'occasione per rifarci e per prendere i tre punti che oggi non abbiamo preso. Tanto è Boninfante, l'Italia esce sconfitta dalla sfida con Cuba, una partita in cui non siamo mai riusciti a trovare il nostro ritmo, ci siamo troppo adeguati a loro e alla fine facendo sportellate sono andati meglio. Sì, sono andati meglio perché hanno dato più continuità sicuramente al loro cambio palla, rispetto a noi che oggi ci siamo un po' inceppati in alcune situazioni. Hanno difeso anche molto più di noi, quindi questo secondo me è un po' il motivo del risultato. Il tuo innesto è sembrato lì per lì dare una spinta all'Italia, poi purtroppo Cuba è sempre riuscita fuori. Sì, anche perché sui contrattacchi lunghi tante volte hanno fatto punto loro, hanno gestito meglio alcune situazioni complicate e questo sicuramente alla fine gli ha dato più spinta per arrivare fino in fondo.